Buongiorno ragazzi, vi ricordo che in questo canale è tutto gratis, iscrizione gratis, basta un click e attivazione della campanellina, c'è chi l'ha personalizzata con i vari suoni, vibrazioni. Io cerco di a volte di dire le cose in maniera un po' più ovattata, però poi alla fine mi dico ma chi me lo fa fare? Io sono qui per dire quello che penso senza filtro. È in arrivo il suppostone, cari ragazzi. È in arrivo il suppostone che è Arnautovic, senza nulla togliere al ragazzo, perché poi tecnicamente è anche un bel giocatore, il problema è che ha 35 anni, ma arriva il suppostone dopo i proclami sensazionalistici del cinese che ci diceva che sarebbe ripartito dai giocatori più forti, questo lo ha dichiarato lui dopo la finale di Champions League, ma non solo, poi dopo c'è il suo braccio destro che è il signor Marotta, perché queste sono cose che hanno detto loro, quindi voglio dire, l'è tutto certificato. Signor Marotta, dopo quei proclami, va bene, il mondo visione del cinese, arrivò Marotta e disse, ragazzi state tranquilli perché se entrano 50 milioni spendiamo 50 milioni, l'ho visto Marotta come entrano 50 milioni e come spendono 50 milioni, quindi ora caro Marotta ci spiegheresti, a parte aspettiamo ancora che tu parli di Skriniar, siamo lì che aspettiamo ancora Marotta e tu ci parli di Skriniar, perché queste sono le supercazzole che facevi alla Juve, ma alla Juve, all'Inter purtroppo per te non siamo alla Juve, dove lì è tutto più semplice, qui è tutto più difficile. Caro Marotta, perché ora è giusto che anche i dirigenti si prendano le proprie responsabilità. Allora, visto che nessun giornale lo chiedo io da tifoso da poltrona, tifoso da divano, chiamami come ti pare, i soldi di Lukaku dove sono andati a finire? I 40 milioni che volevate spendere per Romelu Lukaku dove sono andati a finire? Siamo passati a Morata, poi dopo siamo passati a Taremi, tra l'altro l'Inter ieri, Romano dice che l'Inter si ritira da Taremi perché, voi lo sapete perché mi seguite, perché c'è la Coppa d'Asia e il giocatore starebbe fuori un mese e mezzo, ma va e tutte le giornalate di 3 mesi su Taremi, quindi Taremi no, Morata no, Lukaku no, Balogan, solo da Telecina ti potevano dire che Zanga aveva ordinato Balogan, giocatore da 40 milioni che poi a mio avviso non ci sarebbe nemmeno servito. Quindi poi dopo da Balogan, da dove siamo andati? Sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù, rovistare nella spazzatura delle squadre, con tutto rispetto, di bassa medio classifica italiana. Quindi, con tutto rispetto per Frattesi, che è un giocatore che a me piace, Peschi dal Sassuolo in prestito, Peschi dall'Udinese in prestito, sempre se arriva Samardzic, ragazzi, perché io comincio a avere dei grossi dubbi, ovvero sia, ti dico una mia idea, che molto probabilmente non sarà quella reale. Hanno visto che Sensi tiene bene, ha tenuto bene la preparazione, entra in campo, è sempre il migliore, anche quei 20-30 minuti che fa, avranno detto, ma chi ce lo fa fare di smenarci per questo Samardzic? Lasciamolo lì, poi magari te lo ritrovi al Real Madrid fra 2 o 3 anni, Samardzic, che vale 100 milioni, capito qual è il discorso? E sei costretto a muoverti nel tuo piccolo orticello italiano, chiedendo in prestito Augusto al Monza, che Augusto per l'amor di Dio è un bel giocatore, ma Augusto prima di venire all'Inter deve rinnovare con il Monza e poi venire in prestito all'Inter. Tra l'altro Augusto, per quelli che non lo hanno mai visto giocare e lo hanno definito come Roberto Carlos, Augusto è un esterno brasiliano molto atipico perché è veloce, forte fisicamente, forte tecnicamente, molto bravo in fase difensiva, ottima lettura tattica. È un esterno brasiliano molto, ma molto atipico, altro che Roberto Carlos.
L'ultimo acquisto che l'Inter ha fatto dall'estero è stato Dumfries 2021. Vai a controllare. E parliamo di 12-13 milioni, non di 40 milioni. Questa ormai è una specie di proprietà che non riesce più nemmeno a fare i prestiti all'estero. Facci caso, noi ci facciamo prestare Monza, Sassuolo, Udinese, quell'orticino di Marotta che era lo stesso poi che aveva la Juve. E ci avete rotto i coglioni a prenderci per il culo. Perché ora arriva il suppostone Arnautovic. Ma nessuno gli chiede dove sono i 40 milioni per Lukaku. Dove sono? Scamacca! Le società ormai ci usano per attirare clientela, compratori. L'Atalanta e West Ham ha parlato con noi appena è arrivata una società con i soldi. Se l'è portato via i giocatori, indipendentemente dal fatto che Scamacca potesse piacere oppure no. Ci usano come specchietto per le allodole ormai a noi. Perché noi, quella valigetta di cartone, ormai non andiamo più da nessuna parte, non incantiamo più nessuno con questa valigetta di cartone vuota, solo con le cambiali dentro. Hai capito o no? Quindi sei costretto a scegliere tra Petagna, il panterone dell'Atalanta, lì Zapata, Arnautovic, chi c'era poi? Beto, ma con Beto è un giocatore che vale 15 milioni, ti saresti dovuto rovinare di cambiali per modo di dire, sto dicendo in maniera scherzosa, lo so che non ci sono le cambiali, avresti dovuto pagarlo 30 milioni e fare rate da 8 milioni, ma di che cazzo vogliamo ragionare? Siamo alla frutta, ragazzi, sveglia, siamo alla frutta, hanno già sparecchiato qui, siamo alla frutta. Una squadra costruita con i piedi. Se te guardi le amichevole di ieri, ci sono gli stessi problemi dell'anno scorso. Giochi, fai, non fai gol. Prima occasione, boom, prendi gol. Stesse identiche cose dell'anno scorso, stessi campanelli d'allarme dell'anno scorso. Ma poi anche Trubin, no? Questo portiere che costava 30 milioni, no? Mi sembra che il Benfica lo abbia preso a 10 milioni. Dov'erano questi 30 milioni di Trubin? Dite una marea di cazzate voi ai tifosi dell'Inter. Dite una marea di cazzate. Avete preso per il culo tutta l'estate i tifosi dell'Inter. È questa la verità. È questa la verità. Ieri coppia d'attacco, Thuram, a me è un giocatore che piace, lo sapete, ma schiacciato in aria in quella maniera, con quel fraseggio lento con cui ci contraddistinguiamo noi con quel fraseggino lento tic tic tac tic 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 che non sempre ti va bene. È penalizzato il giocatore lì, non puoi giocare seconda punta. Quello ora Thuram te avresti dovuto prendere un titolare, metterlo lì accanto a Lautaro, perché altrimenti Lautaro sarà costretto a tirare la carretta da solo come l'anno scorso e dare il tempo a Thuram di studiare da 9, perché lui vuole studiare da 9, ma non è pronto ancora. Lo devi mettere in panchina, Thuram, e lavorarci sodo negli allenamenti, te lo dico io, per farlo diventare un 9. Almeno che non cambi modulo, ma è una roba impossibile. Quindi sta arrivando il suppostone di Ferragosto. Per qualcuno si sta svegliando, gli dico, gli rinnovo il buongiorno ben alzato. Eccolo là, dove sono i 40 milioni per Lukaku? Non c'erano. Zangor di Nabalogun, sì. Poi ti sei svegliato tutto sudato un giorno da Ferragosto. Poi oggi parliamo di Arnautovic, ragazzi. Iscriviamoci al canale se vi fa piacere, altrimenti va bene uguale. Ciao, Inter. I soldi di Lukaku, dove sono?